Giovani, impresa, lavoro, istruzioni per l'uso è stato il tema dell'incontro formativo e informativo promosso sabato scorso dall'Officina Innovazione e Sviluppo del Polo Civico al Centro Polivalente Michele Abbate. Una sala gremita per lo più dai giovani delle scuole superiori che hanno ascoltato con interesse gli interventi dei relatori che hanno offerto loro spunti e orientamenti utili per scegliere con consapevolezza la propria strada nel mondo del lavoro, su come sviluppare l'imprenditorialità giovanile, le opportunità offerte dall'Unione Europea. Le competenze e gli strumenti necessari per far sì che le loro idee diventino realtà. Un incontro rivolto anche agli universitari e ai neolaureati interessati alle attività legate agli sviluppi del web e delle nuove tecnologie digitali. Un evento dedicato solo e esclusivamente ai giovani. Chiaramente in questo momento uno degli aspetti fondamentali che caratterizza la nostra società è quella dell'emergenza lavorativa. La nostra officina, appunto questo gruppo di lavoro del Polo Civico, si è impegnata nel cercare di coinvolgere alcuni professionisti, alcuni di Palermo, alcuni di Caltanissetta, a portare la loro esperienza per garantire quello che è un minimo di orientamento verso la ricerca e l'inserimento nel mondo del lavoro. Piani strategici, marketing territoriale, forme di finanziamento per favorire la realizzazione di nuovi investimenti, microcredito e reti d'imprese sono stati alcuni dei temi affrontati. La Commissione europea mette in campo tutta una serie di azioni e di finanziamenti per aiutare i giovani a realizzare i propri sogni, che siano sogni di occupazione, che siano sogni imprenditoriali, che siano sogni anche formativi. L'obiettivo generale di questi fondi europei nella strategia 2020 è proprio quello di aumentare il tasso dell'occupazione e permettere al 75% delle persone che vanno dai 18 ai 60 anni di trovare un'occupazione. Sì, le reti di impresa sono uno strumento importante perché le nostre aziende sono estremamente piccole a livello dimensionale e quindi a livello produttivo. Pertanto, per andare all'estero per l'innovazione e quindi per spalmare anche i costi che da soli non potrebbero, diciamo, affrontare, ecco che le sinergie sono uno strumento importante per portare avanti dei progetti e quindi per portare avanti le loro aziende nel futuro.